ben ritrovati a TG Canavese in due minuti, le notizie di oggi, martedì 12 gennaio. Cournier era scappato per evitare l'alcol test, il giovane che domenica scorsa si è schiantato sulla 460 alla porta di Cournier, carambolando per circa 200 metri con la sua Audi A3. L'alcol test è effettuato la stessa sera, di gran lunga superiore ai limiti consentiti dalla legge, e gli accertamenti svolti nei giorni seguenti dai militari della radiomobile hanno consentito di stabilire che fosse proprio lui, un 37enne di Cournier, alla guida dell'auto. Nei suoi confronti è scattata una denuncia a piede libero dalla procura di Ivrea per guida in stato di ebbrezza. L'uomo, che già lo scorso settembre era stato deferito per lo stesso reato, si è visto combinare anche due sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 2.000 euro, poiché circolava con veicolo sottoposto a sequestro e con patente sospesa. L'auto è stata nuovamente sequestrata. Canavese. Dall'inizio dell'anno altre due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza e 5 sono state segnalate alla prefettura di Torino per uso personale di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli svolti a Ivrea, Rivarolo, San Giorgio e Ozegna, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 6 grammi di marijuana e 4 grammi di hashish, detenuti in dosi personali da 5 diversi assuntori, tutti segnalati alla prefettura. Ivrea, 4 ragazze minorenni sono state denunciate dai carabinieri della stazione di Ivrea per furto aggravato in concorso. Le 4 giovanissime, tutte incensurate tranne una, già nota alle forze dell'ordine per fatti analoghi, sono state sorprese sabato pomeriggio ad asportare capi di abbigliamento da un negozio di Burolo. I militari dell'arma intervenuti sul posto hanno recuperato e restituito al legittimo proprietario il bottino. Le 4 minorenni dovranno rispondere di furto aggravato in concorso presso il Tribunale dei Minori. Castellamonte. Si è lanciata dal quarto piano dell'ospedale Molinetti di Torino, dove era ricoverata. È accaduto l'altro ieri. A compiere il gesto una 24enne di Castellamonte, che nonostante il pronto intervento è deceduta a causa delle lesioni riportate nella caduta. Del caso di cui si è occupata la polizia, la procura di Torino ha aperto un fascicolo di atti relativi, senza ipotesi di reato né indagati. Rivarolo Canavese. Terzo appuntamento della rassegna Contrasti barocchi, tre emozioni intelletto, sabato 16 gennaio a Rivarolo nella chiesa di San Giacomo. Protagonista della serata sarà la musica di Bach, grande esponente della musica barocca, in particolare cantata, con arie e recitativi di cui è composta. Come nella passata edizione, si è voluto riservare un appuntamento della rassegna alle giovani figure musicali emergenti, affidando l'esecuzione del concerto alla voce di Ilaria Zuccaro, giovane e promettente soprano torinese, accompagnata dall'organo dal maestro Paolo Tarizzo. È tutta per questa edizione, buon proseguimento di giornata.